Stanno viaggiando anche su bel ritmo in questo momento. Mica, mi raccomando, reggiti forte, non ti vogliamo perdere. Ecco qui Yaya, accompagnato in bici, i colori della Carmax, praticamente in un assolo completo, la leggenda di questo ragazzo, lei Yaya. Stiamo viaggiando sicuramente forte, siamo sui 12 minuti e 30 dal via. Veramente è un gran bel ritmo, vuoto completo alle sue spalle, sì, dovremmo trovarci tranquillamente. 2.53. Sì, siamo adesso concentrati anche sul passaggio di Ali Akinou, lì in fondo dovrebbe essere lui. Dicevo, i due ragazzi della Carmax questa mattina ci hanno raggiunto, invitati anche dall'organizzazione, hanno accolto volentieri l'invito e subito sputano i colori dell'Atletica Nolana lì in fondo, quelli di Marco Vetrano, il vincitore della passata edizione. A lei, Ali Akinou, il vettorale numero uno in questo momento al passaggio. Abbiamo infatti commentato con le pagine di BNews che siamo praticamente in ottica di record. Voglio aspettare qualche istante per vivere anche il passaggio dei primissimi. Marco Vetrano, il vincitore della passata edizione, ma soprattutto il ragazzo che corre con i colori del posto, lui è di Baiano, quindi un'emozione più nel cuore. Siamo in ottica record, dicevo, un record che appartiene ad Antonello Landi nel 2012 sui 31.40, oggi stiamo viaggiando sui 2.53, un passaggio di Yaya Kadiri, un gran bel viaggiare su un percorso del genere, ma naturalmente è presto per poter dare per certezza questa cosa, attendiamo naturalmente l'arrivo ufficiale che avverrà intorno ai 10 km e pochi spiccioli e vediamo se riuscirà a mantenere il ritmo avuto qui al passaggio di 4.300 metri. Difficile naturalmente che possa essere così forte, ma comunque anche se dovesse rallentare di poco avremmo in ogni caso l'alta probabilità che Yaya questa mattina possa riscrivere il record del percorso. Dovrebbe semplicemente rimanere sotto i 31 minuti, in questo momento c'è ed anche abbondantemente sotto. Intanto passaggi ancora al maschile, attendiamo di poter vivere il passaggio della prima donna, c'era Francesca Maniaci tra le papabili vincitrici di questa mattina. Ancora passaggi, Ale Antonio Lombardi, International Security Service, 15 minuti e 20 dal via. 3.36 la media chilometro per chi sta passando in questo momento, Saverio Giardiello al passaggio e vedo lì in fondo la tecnica inconfondibile della ragazza portacolori della Atletica Marcianise che si sta avvicinando quando siamo vicini ai 16 minuti dal via, il passo del 3.43 a chilometro, eccola qui la ragazza della Atletica Marcianise, Francesca Maniaci, vettorale numero 11, alle Francesca. Il primo passaggio è andato, siamo poco sotto la metà di gara, manca ancora un po', ma cominciamo a farci sentire con gli applausi perché hanno bisogno di tutta l'adrenalina e di tutto il calore, compresi noi sotto questo fresco che Avellino ad offrire, ma che è piacevole sulla pelle, così come è piacevole anche per loro che stanno correndo, e indubbiamente aiuta anche l'ossigenazione, la respirazione. E sarà il numero 27 al passaggio, Venditele. Benvenuti al passaggio di 4.300 metri, forza ragazzi!
andiamo verso la seconda parte di gara, adesso è il momento di concentrare le energie, arriva la parte un pochino più difficile del percorso, ricordo, molto tecnico, percorso sicuramente che va gestito, va affrontato con la giusta dose di energie da consumare soprattutto nella parte finale. Al passaggio della seconda donna, eccola qui, i valori della Casale, sì, Giusy Lamula, la seconda delle donne, insieme a lei Giorgio Insino, alle Giorgio, Olistica, Indaghetto con noi, ma i tanti film come Pomigliano Marathon che abbiamo appena visto passare sul tappeto di Pasquale Rizzano, sito dove potete trovare anche tutte le classifiche. Abbiamo anche il passaggio della terza delle donne, Antonia Tudisco, in questo momento Nola Running, che mantiene il bronzo di questa mattina, siamo vicini ai 18 minuti di gara. Benvenuti a tutti, siamo ormai oltre il passo del 4 km, 4 e 11 in questo momento, per chi sta passando sul tappeto di garepolistiche.com sotto l'arco Bruz, le foto dove potete trovare i vostri scatti di questa mattina, sia quelle di Zio Pino, sia quelle di Gare in Foto, sia quelle di garepolistiche.com, per cui tra una fatica e l'altra trovate anche il momento giusto per sorridere all'obiettivo che vi sta inquadrando. E intanto inquadriamo l'obiettivo del cronometro, Ale Marco, 18 e 30 in questo momento, 4 e 18 km, Cicciana Running, tipo speciale per voi che state passando in questo momento, gli applausi di Pagliano che vi accolgono, il tappeto rosso che vi accoglie qui al passaggio intermedio dei 4300 metri, ci ritroviamo più tardi ai 10.000, alle forza ragazzi, ancora i colori dell'Atletica Marcianise con Alessandro, ancora Casale sì, con un giovanissimo Francesco, alle grande Luigi, forza Saviano con noi. E soprattutto ancora di più il primo dicembre, una grande gara che ci attende. E intanto registriamo ancora gli arrivi e più che altro i passaggi sul tappeto di chi sta ancora completando questo primo giro. Il punto vale numero 15, benvenuta Annalisa Argenio, Silva Atletica Cristofaro con noi, la quarta delle donne. Ricordo prime tre sul palco insieme a noi, poi la lunga classifica di categoria che ci attende dalla SMSF 60 a salire. I tanti team a cui diciamo grazie che ci hanno raggiunto e onorato questa mattina per la nona edizione della Strapaiana e voi ne state scrivendo la storia. Ancora International Security Service al femminile di in fondo, alle Annalisa. Dai che ci siamo, alle Annalisa. Un nuvolotto lì in fondo, tra cui vedo anche l'inconfondibile Stefano. Stefano, ti aspettiamo, tu ti porti un nome importante qui per la zona di Baiano, il santo patrono. Stefano ovviamente è venuto soprattutto come simbolo dello sport, 89 anni e viene a correre ancora questa Strabaiano, si mette in gioco e lo fa per tutti quanti noi. Alle ragazzi, la Polistica e Laghetto in massa quest'oggi anche per difendere il titolo della passata edizione. Forza Salvatore, ancora i colori della Casale qui con noi, alle benvenuti. Lasciamo spazio a Stefano, il red carpet per il pettorale, 168, benvenuto Stefano, ti aspettavamo. E quasi 30 secondi dal via, stiamo aspettando naturalmente di capire cosa sta succedendo nelle prime file della gara al maschile con Yaya Kadiri che ha fatto un passaggio alieno, potremmo dire, con un'ottica di chiusura intorno ai 29 minuti, difficile naturalmente che possa mantenere questo tipo di ritmo su un percorso anche tecnico come quello di questa mattina, ma seppure dovesse rallentare, con ogni probabilità dovrebbe rimanere sotto il record
ufficiale del percorso, che ricordo appartiene ad Antonello Lardi, come ho già detto poco fa, di 31 e 27. Antonello chiuse all'epoca in 3:08:07 e adesso vedremo di cosa sarà capace il nostro Yahya Kadiri, Carmax Camaldolese. E intanto ci siete voi, la lunga fila, il fiume in piena di magliette colorate che ci sta inondando in questo momento al passaggio dei 4300 metri, in bocca al lupo, lanciatevi verso la seconda parte di gara. Ci troviamo anche noi con gli applausi ancora più forti del pubblico di Pagliano, perché fa data la giusta adrenalina per proiettarsi verso il traguardo ufficiale che avverrà più tardi. Forza ragazzi, Casale sì, ancora, e Rosario, grande, logistica italiana ancora con noi, Somigliano Maradona, Le Rocco, forza Antonio, i colori della logistica Valle Caudina, come i colori delle stupe di Nerone, con Letizia Martignetti, grande Leti. 23:08, buttiamo l'occhio naturalmente al cronometro, non dimentichiamoci al possibile record che sta per scrivere un grande ragazzo, Yahya Kadiri, alle Emilia Restaino, forza, grande Carmine, ancora i colori della Pomigliano Marathon, ancora i colori di Vincenzo, Polistica Lilla Ghetto. Benvenuti a tutti, e qui sicuramente il cuore pulsante delle emozioni lo vivremo ancora di più tardi con gli arrivi ufficiali. E forza Maria, ancora arrivi al femminile. Forza che ci siamo, ancora Polistica e Laghetto, Amelia Scher, 24 minuti. E adesso tecnicamente mancherebbero 5 minuti, ma direi anche 6 minuti all'arrivo del vincitore che sta per riscrivere la storia di questo concorso, mentre dovremo aspettare almeno 37 minuti per l'arrivo della vincitrice che è passata qui sul passo del 3:42-3:43. Quindi siamo in un'ottica di 37 minuti per quanto riguarda la vincitrice di questa mattina, che era praticamente da sola, Francesca Maniaci, nessuno alle sue spalle a tallonarla, quindi potrebbero essere questi due i nomi che possiamo ritrovare sulle pagine dei nostri giornali a partire da oggi pomeriggio, i nomi del nuovo re e della nuova regina per quanto riguarda la nonna Strabaiano. Ancora passaggi al femminile, Assunta Cent, tra il 251. Benvenuti, siamo sui 25 minuti esatti, Luigi al passaggio. Adesso tra poco vivremo anche gli ultimi passaggi. Vincenzo in questo momento taglia i 4300 insieme a Giampaolo, e dicevo, tra poco dovremo poter vedere anche l'ambulanza, che sta a significare che è passato l'ultimo atleta qui al passaggio intermedio, e poi dopodiché avremo l'arrivo del vincitore. Lo vedo già in fondo, la carrozzina più bella che possiamo avere stamattina e che arricchisce ancora di più l'evento, i colori della Saviano Rannica che lo accompagnano, Francesco Annunziata a 100 metri dal traguardo, ovviamente per lui ancora il passaggio intermedio, ma vivremo più tardi l'arrivo emozionante e l'occasione anche di mandare un bacio fortissimo a Lolo. In questo momento ci guarda dall'alto, purtroppo scomparsa la sua notizia in settimana, ci ha letteralmente distrutto, e Lolo sicuramente corre insieme a noi ancora di più questa mattina a fianco a Francesco. Grande Franci, 26 minuti appena trascorsi. Allì Francesco, gli altri due non li considero, ho guardato solo Francesco io. Cricri, Rino, e ancora Petrale 149, Civia Cocè, grande Rino Monza. Ci
stiamo avvicinando sempre di più, ma in realtà lo sta facendo lui, è sempre più vicino al traguardo, il nome del vincitore, perché siamo a 26 minuti e 47, manca veramente pochissimo, circa 3 minuti all'arrivo del vincitore, 3 minuti e mezzo, quindi dobbiamo cominciare a prepararci per l'applauso più forte della giornata, perché se così dovesse essere, avremo riscritto dopo tanto tempo, almeno 12 anni, per rivedere riscritta la storia della Fagliano Running e soprattutto della Stra Fagliano con il nuovo record del percorso. Vedremo se ci riuscirà. E se ci riuscirà sarà il nome di Yaya Kadiri, Rossella al passaggio, De Carlo. Caterina, Atletica Scappati, alla fine Alessandro ha deciso di accompagnarti, piano piano Ale, senza sforzi Michele, intanto qui sotto il passaggio dell'Arco Brux, Ale Gatti, 1-1 solo, mi dispiace darti questa notizia, ma solo il primo passaggio questo. Maria Do Nascimento, vuoi in Brasile con noi questa mattina? 28 minuti e 20, adesso dobbiamo veramente cominciare a portare lo sguardo in fondo. Leoberto, Umberto Barbagli al passaggio, così come Concetta. Questo voglio l'applauso più forte perché rientriamo in gara dopo tanto tempo. Vai Gina! Gina con noi, finalmente in gara, ritorna dopo tanto tempo, il piacere di rivederla, Gina ha scritto la storia dell'Atletica Campana per tanti anni, adesso proviamo a rientrare semplicemente per divertirci, per la passione che portiamo nel cuore, 29 minuti appena scattati e come avevo presunto, naturalmente c'è stato un rallentamento, ma vedo la macchina lì in fondo e c'è sicuramente il record del percorso, perché se c'è la macchina significa che si sta avvicinando il nome del vincitore, per cui prepariamoci per un applauso fortissimo, perché a breve, vicino ai 30 minuti, dovremo poter scrivere la storia di questa Stra Fagliano e soprattutto di tutte le edizioni passate, perché dal 2012 è stato intoccato questo record appartenuto ad Antonello Lardi per ben 12 anni e c'è un ragazzo in fondo ad 80 metri con i colori della Fairmax Camaldolese che questa mattina viene a scrivere nuovamente la storia di questo circuito, Yaya Kadiri, e siamo poco sotto i 30 minuti, 29 e 57, 2:59.7 per Yaya Kadiri, Fairmax Camaldolese, nuovo record del percorso, e adesso mo ti voglio abbatterlo. Vediamo chi ci prova. Ragazzi, è finito, il primo è arrivato. Basta così. Ora ci dobbiamo conservare per l'arrivo della vincitrice. E vedete il vuoto completo. Questo ve la dice lunga sul talento di questo ragazzo. I saluti di Giuseppe Annunziata, li portiamo noi, grande Yaya, un ottimo ragazzo che sta venendo su benissimo dalle mani di Gerardo De Luna, che ha il piacere di allenarlo, dovremo poter vedere anche tra pochissimo Alia Kinou, che era in seconda piazza, era l'argento ai 4300 metri, credo possa esserlo anche al traguardo ufficiale. Vediamo un attimino cosa ci dirà la curva lì in fondo che ci permette di apprezzare anche l'ondata di colori che si avvicinano al traguardo del pallone Brux. 31 minuti e 15 ora. Il problema non sono quelli che vengono dietro, ma è il primo che è andato forte, per cui
hai sentito, il secondo si è spento, ma il problema non è il secondo, è che il primo è stato... Siamo ancora vicini ai 32 minuti, 3:12 al chilometro, però siamo ancora sotto, 3:11 in questo momento, naturalmente per chi deve chiudere i 10 km, per te Luciano qualcosina in più, ma poco importa, l'importante è chiuderla e portare a casa un'altra grande mattinata di sport. Record di Siam Larashi, abbiamo un'altra, mi date l'ok per ricordare un'altra grande ragazza che purtroppo abbiamo perso e oggi sicuramente quel record lì non potrà essere battuto, ma resta comunque una Francesca Maniaci da sola, così come resta l'argento in assolo lì in fondo agli ultimi 80 metri di gara. Prepariamoci forte per l'applauso per questo ragazzo, rimaniamo a casa Car Max da Maddalese con Alia Kinou che viene e rimane probabilmente sotto i 33, se riesce ad accelerare ancora un pochino il vettorale numero 1, 33 netti, 3:18 al chilometro, e rimaniamo forte con l'applauso per un portacolore dell'Atletica Romana, ma soprattutto un ragazzo che oggi corre in casa sua e Paiano, Marco Vetrano, il vincitore della passata edizione, e oggi viene a prendersi il bronzo della nona Strapaiano, 33:23, 3:20 a chilometro per Marco Vetrano, e questi primi tre nomi che ritroveremo poco più tardi nel momento della cerimonia protocollare. Ma intanto resta una bellissima notizia, quella del record al maschile riscritto da Yaya Gadini, e che record, Antonio, ti aspettiamo il prossimo anno per batterlo, e nel tuo potenzialità. Forse se quelli la presumiamo ce la facciamo, è di passaggio. E ancora su con l'applauso perché si stanno per raggiungere adesso tutti gli altri concorrenti in gara, naturalmente non riescono a rientrare nei primi tre, ma resta comunque elevato il valore di questi ragazzi che ci stanno raggiungendo. Il pettorale numero 4, Giuseppe Marinelli, Monte Mileto Team Runners, ancora pettorale numero 6, Antonino Tamarino della Sorrento Runners, siamo sui 34:30 dal via, 3:27 a chilometro per questi due ragazzi che hanno appena tagliato il traguardo della nona Strapaiano. Dobbiamo attendere almeno altri 2 minuti e mezzo per l'arrivo della vincitrice. Questi voti e queste pause vi danno anche l'idea e l'assaggio del livello tecnico di questa mattina. Ecco altri due concorrenti che ci raggiungono fianco a fianco. Il red carpet che vi accoglie come l'applauso di Paiano. Siamo a 80 metri dal traguardo, forza ragazzi. 35 minuti e 45 ore, chiuderemo poco sotto i 36. Benvenuti Antonio Lombardi, International Security Service, che precede con il pettorale numero 5:36 netti, 3:36 a chilometro anche per Guglielmo, pettorale numero 10. Circa 1 minuto e mezzo per l'arrivo della vincitrice, intanto ci sono ancora arrivi al maschile quando siamo sui 36:17, 3:37 e 7 km per chi ci sta raggiungendo. Giancarlo C'è, così come il pettorale numero 8, benvenuto. Ancora arrivi al maschile, il pettorale numero 20. Alberigo al traguardo della nona Strapaiano.
La curva lì in fondo ancora non ci dà apprezzamento dell'arrivo della vincitrice, ma ci siamo quasi. Siamo vicini ai 37, mancano circa 40 secondi per vederla spuntare dalla curva lì in fondo. Saverio Giampiero il passo sul red carpet della Nova Strabaiano. Lei è benvenuto per trovare il numero 17. Forza, hanno bisogno di un po' di adrenalina nelle fasi finali, quindi diamo la giusta adrenalina con un po' di applausi e calore soprattutto per coloro che si sono battuti su questo percorso per nulla facile. Grazie naturalmente a chi accoglie il mio invito. Manca pochissimo, circa 30 secondi per vedere qui la vincitrice di questa mattina. Vediamo se in fondo ci danno notizie, quantomeno la curva finale ci aiuterà a capire se sta arrivando. Intanto Massimo al traguardo, 37 minuti e 30, un allentamento tecnico di un percorso duro, probabilmente qualche piccola difficoltà per Francesca Maniaci. Abbiamo già superato la proiezione finale che ha avuto qui al passaggio dei 4300, ma eccola lì, non si fa attendere più di tanto. I colori dell'atletica marcianese lì in fondo, possiamo posizionarci ragazze e dobbiamo farlo, e soprattutto dobbiamo preparare anche un forte applauso perché si sta avvicinando la regina di questa mattina a 100 metri dal traguardo. 38 minuti e 07 dice il cronometro, ora chiuderà sui 38 e 20. Una grande Francesca Maniaci, una grande Master 45 che riesce sempre a dire la sua e lo fa pure questa mattina. Francesca Maniaci, atletica marcianese, 38 minuti e 27 dal via, eccola qui la regina di quest'oggi. 3,50 km per Francesca Maniaci, che è un grande viaggiare di questo percorso, tecnico più che mai. Michele Vaiano al traguardo, così come il personale numero 29 del Carmine Settembre, 38,50 ora. Ancora Monte Miletto, i colori che tagliano al traguardo con il numero 30 di Antonio. Adesso li vediamo goccia a goccia, naturalmente c'è selezione in queste fasi di gara. Abbiamo avuto la riconferma intanto al femminile di Francesca, che è stata la vincitrice della passata edizione, viene a riconfermarsi anche quest'anno con un altro bel tempo. Ancora traguardi al maschile, dobbiamo attendere un po' prima di vedere spuntare i colori di passare sì al femminile. Luca intanto al traguardo, 39 minuti e 33, prepariamoci anche al countdown per spronare magari chi è in fondo a rimanere sotto il muro dei 40, che significherebbe viaggiare a 4 a chilometro. Loro ci sono ancora, 39 e 50 ora, 3,59 al chilometro, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 40 minuti in questo momento, 4 chilometri, il colore della Atletica Brana che taglia nel traguardo. Intravisto i colori di Casale sì in mezzo al nuvolotto di atleti maschili che ci sta raggiungendo, quindi dovrebbe essere l'arrivo della seconda delle donne. Eccola lì in fondo che si fa vedere meglio ed è Giusy D'Angula che ci viene a raggiungere quando siamo sui, a questo punto, 41 minuti e 20 dal via, quindi dovremmo essere sui 4,08 a chilometro. Attenzione, la seconda delle note, l'argento di quest'oggi, Giusy D'Angula Casale sì al traguardo. Ancora arriva di Vincenzo. Ovviamente Stefano,
del piccolo taglio che è stato per aggiungere come uso così per Stefano è giusto per noi, l'importante è che ci sia. Tante grazie. Grande Stefano, oggi porti il padrono nel cuore, è una protezione in più, una benedizione in più e sta arrivando la terza. Eccola lì, i colori della Nora Running che ci stanno raggiungendo. E prepariamoci forte con l'applauso anche per la testa delle donne. Pulisco, eccola qua, Antonia c'è, terza assoluta, il premio di quest'oggi e abbiamo anche le prime tre donne, quindi ufficialmente chiusa la possibilità di salire sul palco, almeno per quanto riguarda la classifica degli assoluti, ma resta da onorare la canotta che indossate, che la Marana è sentato con la me. Giuseppe, il cuore più che altro fatto con le braccia come sul solito, intanto dicevo c'è la possibilità di dare la vostra canotta per entrare nella classifica di società con un minimo di 20 atleti, quindi c'è da lavorare, c'è da faticare, lo state facendo voi e siete giunti al traguardo della nona Strapaiano, 43 minuti e 20, adesso abbiamo rimesso in fare le cose, possiamo ancora parlare di sicuramente il record per quanto riguarda il tempo degli uomini con Yaya Kadire, 4,21 la media chilometro per voi che ci state raggiungendo, c'è chi ha la possibilità di fare anche la linguaccia giusta, Elena che vi stai portando in questo momento sulle foto che troverete su garepolistiche.com così come sulle foto di Gare in Foto, ancora traguardi e le foto di Zio Pino, la pagina ufficiale Facebook. E 24 adesso per voi che ci state raggiungendo, c'è ancora la possibilità di entrare nella classifica di società e dobbiamo farlo nel domenico, seconda delle donne della nostra giusi quest'oggi, avete onorato la canotta che dal 2025 indosserete con più fermezza quelli dei colori di Casalesi, il sorriso e tanto di Cicciola Ranica che ci raggiunge, porta l'80 e l'81, giocatevi questi numeri che oggi potrete andarvi bene, 44 e 33, i famosi 15.000 euro ritrovati in zona Avellino, non so in quale provincia, avete sentito la notizia, hanno restituito tutto, da oggi queste tre ragazze sono orfane perché i genitori non erano molto d'accordo con la cosa. E siamo ormai sul 4,30 a chilometro, 45 minuti ora, che poi lasciatemi dire, il riconoscimento, io so che per legge deve essere almeno il 10% di quello che è stato ritrovato. Alla fine cosa hanno avuto? La targhetta e un grazie. E vabbè, come va? 45 minuti e 17, 4,36 a chilometro e 7 per voi che state chiedendo in questo momento, benvenuti in casa Baiano Runners, benvenuti al traguardo della nona Strapaiano. Quarantini al femminile, la Napoli Nord con Donatella. Allora, forza ragazzi, Remo al traguardo, Antonio Isola con noi, Pettorale 96, Ale Antonio Morbide, Francesco c'è, giovanissimo più che mai della Casalesia, di Alessandro Volio. Minuti ora, 4,36 la media chilometro, per voi che state chiudendo in questo momento. Vincenzo Esposito. No, ho premuto più a volte. Le Luigi, Luigi Landi al traguardo. Ancora Sigma Atletica Cristoforo con il Pettorale numero 15. Benvenuta Annalisa. C'è la fatica ma non manca la giusta passione, non manca la ruota di Luigi con noi. Grande Luigi. Pietro. Benvenuto Salvatore, 47 minuti dal via,
benvenuti ragazzi. 4.42, 4.43 la media chilometro per voi, forza che ci siamo, onoriamo le maniche indossate, modistiche da letto con Ciro Tarallo, ancora traguardi, Domenico c'è. Con modistica Vate Caudina. Gioia Branding, metà dei 52, Emilio Bifulco con noi, Gioconda al traguardo, forza, c'è chi ha la forza anche di sorridere, Francesco, Antonio e Domenico lo fanno, 47 minuti e 50. Quello che proviamo ad insegnare a
almeno per quanto mi riguarda, lo stadio Maradona, i tanti piccoli, così come i meno piccoli, sedicenni, diciassettenni, che provano naturalmente a vivere un sogno e lo fanno ogni pomeriggio lì allo stadio Maradona, e non solo, le tante realtà che ormai animano la nostra campagna. Luca c'è. E noi che corriamo su strada possiamo e dobbiamo dare un esempio ai ragazzi che ci guardano e che assorbono tutto quello che vedono. Ancora New Atletica Pravola, parlando di chi si impegna naturalmente per l'atletica, De Franco, abbiamo un grande Nico e una grande Adriana che fanno un lavoro immenso. Benvenuta Rosaria, Rosaria Esposito, prego, noi siamo lì di averti dato una mano. Giovanni Pierato c'è, ancora Maramica. Allora, chi è arrivato cortesemente dovete assolutamente andare a restituire il chip e non rimanere nella zona dei tappeti, altrimenti rendere tutto più difficile a chi naturalmente sta lavorando per noi. In sostanza, dileguatevi. Una parola. L'assalto alla macchina letto, quindi ci dà anche una mano sotto questo aspetto. Ancora con lui della Mediterraneo che ritroviamo, è Giovanni, benvenuto, Pomigliano Maradona, con Rocco Cerillo a traguardo, De Carmela, Carmela Alfano c'è, quello di Casale sì, 53-54. Ancora Casale sì, questa volta al maschile con Valentino Caterino. Elena è furba, ormai è attrezzata, sta sulla sua seggiolina, impara pure tu, invece di... Ancora un bellissimo evento, benvenuti ragazzi! Ringraziamo naturalmente la protezione civile, la polizia locale che sta lavorando per il percorso, Dante Coppola al traguardo e tutti coloro, i volontari che stanno dando una mano questa mattina. Letizia Martignetti, dai che siamo rimasti sotto i 55, rispedeti, 54 e 55. Claudio Pagano al traguardo, ora il Pomigliano Maradona con il controllo numero 108, Benedetto Antonio. Maria Angela c'è, benvenuta, ancora Polistica Valle Caudina che trova il 43, Antonio, benvenuto. Ancora traguardi, ancora canotte, chissà se Pasquale riesce a darci anche un numero di coloro che sono arrivati, vediamo se riusciamo a fare il punto della situazione perché siamo vicini all'ora di gara. Ne mancano 80 all'appello. Vai Antonio, comincia a contare, vai. Bruno c'è, vai Bruno. Cominciamo a smorgare. Bruno al traguardo, direttamente con i colori delle Super di Melone. Elena, i super italiani, si è arrivati tutto vicino. E via ancora Rivi, benvenuti ragazzi. Marco Ucciero. Oh, però lo tieni il conto. I caffè passano a 75. 76, infatti felice c'è quello con Zattino, quindi l'ossigenazione ancora ci aiuta. Carmine al traguardo, le Marianna. Noi siamo in diretta lì,
possiamo salutare gli amici, adesso aspetta che provo a passare e ti vengo incontro. Emilia Restaino al traguardo, vettorale 31, siamo vicini, inquadra pure il cronometro, vicini all'ora di gara, abbiamo vissuto una gara emozionante con il record del percorso, il del record, quella firma di Yaya Khadir, un grande ragazzo che è cresciuto e sta facendo sempre di più e dopo 12 anni ha riscritto la storia qui a Baiano. E venite il prossimo anno perché battere il record di Yaya sarà molto complicato, però vivere l'atmosfera e il calore della Baiano Runners, questo è dovuto, vi aspettiamo. Ancora vivi il conto, 57 minuti e 45, Alessandro, grazie Luigi. Grande Carletto, al tennis alla corsa in un attimo, e Domenico, e Elena, fianco a fianco, quale colore di casale sì? Io cerco di notare possibile la telecamera, mi sposto con questo passo così elastico verso Antonio, le mie energie positive sono ritornate. Ciro c'è, così come Filomena, con visti che la getta ancora con noi. Salta Dio, sì, è ormai la mia leggiatoria è conosciuta, devo ripensare cosa tu ci ha spiegato nei miei piedi, la verità è questa, questo timore c'era. Antonio c'è, Antonio Santella al traguardo, dolore di Sassa Croce con noi, Francesco Maccini all'appello della polistica e la ghetto. Quando siamo Antonio però? Ti volevo venire sarei preparato. 59 minuti netti, grande credito. Michele, 50? 50. Sparano la running, siamo vicini tra l'altro anche all'arrivo di Francesco Annunziano che deve venire tra poco. Francesco, ti aspettiamo, intanto lasciamo passare ancora i ragazzi che ci stanno raggiungendo, benvenuti a tutti, voi siete la storia di questa nuova edizione e c'è un grande Francesco Nunziata che nonostante chi lo accompagna viene ad arricchire l'appuntamento della nuova Strabaiano. Arrivo in salita giusto per rendere le cose più semplici, vedo un po' di arrancamento da parte degli accompagnatori, ma ci siamo! Francesco, non piano c'è, grazie Franci! Oggi porti con te l'orlo del cuore. Ciccio, vanno pure superato, ma che fai? Francesco c'è, perché lui è il cappetto di giocare. Tra le colori della prima atletica, Abramola, Ivan, Giuseppe. Grande Alfredo. Per chiamare il mozzino accelerato, grazie Alfredo. Alfredo Ciro Solante. Laurio Pagano al traguardo, benvenuti ragazzi.
esatto, abbiamo superato i 60 minuti di gara. Eravamo distratti per un po' di arrivi in sequenza. Antonella, non possiamo perdercela, è il tipo per lei tutto il calendario dell'anno 2025, vai. Gennaio, febbraio, marzo, eccola qui, Antonella Maresca al traguardo. Dottor Giuseppe Franco. È il caso di dirlo, ti hanno fatto la mattonella. Ci siamo capiti e te? Grande. Ci vediamo il 1° dicembre. Luigi. Ce l'abbiamo fatta. Grande, un po' live con voi. Più che mai, grande Gina, volevi fare un giro, sei riuscito a farli entrambi, grandissima, che sia un propositivo per un ricco 2025 che ti veda sempre più spesso in gara. Abbiamo anche la classifica ufficiale dei primi tre delle prime tre. Confermiamo il record Rino e Cricrino, benvenuti. Pina Caccavale, grande! L'intervista l'abbiamo fatta, lei è arrivata, quindi siamo a posto, possiamo andare, Gigi. Maria da Nascimento, dicevo, confermiamo il record in campo maschile, 3:27, 3:02 e 7 per Raglia Cadiri, grande Maria. Abbiamo fatto qualche piccola correzione sul cronometro, ma resta il record del percorso. Ci siamo ancora i colori di Casale Z, attenzione che prende il settore Rossella. Marco Vetrano, all'arrivo per dove? Per l'intervista. Marco Vetrano, quali maniaci? La vincitrice femminile. Buon rientro a casa, ricordo ancora il corso delle parti di Giovino. E poi su gare in foto e gare in polistiper.com. Se ne vede ancora poco, ma tutto questo, però è bello poter parlare con scelta che passa il traguardo. Caterina e Alessandro oggi fianco a fianco. Oh, abbiamo trovato un po' di ritmo ancora. Questo è il mio massimo oggi. Un movimento per ristaurarmi. Alessandro e Caterina, grande Ale, oggi Angelo Custode, Peacemaker di Caterina ufficiale. Quindi gli ultimi, coloro che ci stanno portando le chiavi della piazza, stanno a 1 chilometro dall'arrivo, quindi abbiamo quasi finito. Tieni pronto che ci spostiamo agli arrivederci. Vai, basta. Sono arrivati questi 50. Sono tutti a 50 a 1 chilometro dall'arrivo. Napoli Nord. Raffaele, benvenuto.
RDS, live nella tua città, in diretta con gli speaker e i nostri DJs, con una bellissima struttura mobile per trasmettere tutte le emozioni. Chiamaci adesso. Germania, mi raccomando, scatta una bella foto. 5216, oppure invia una mail. Dice, sicuramente un amico, Angelo, benvenuto. E mancano 10, Bruce e Cattau. Ci prepariamo per Capodanno, facciamo le prove tecniche. I primi tre li vedo lì.
2,90 dovrebbero mandarmi.